Allora, vi faccio vedere la preparazione del tè matcha. Allora, io vi consiglio di utilizzarne pochissimo il dosaggio, per dire un mezzo cucchiaino, perché è molto molto concentrato. Una ciotolina o una tazza bella grande, una ciotolina tipo questa, e voi aggiungete una piccola quantità di acqua. Ora vi faccio vedere, che è un tè appunto che è molto ricco appunto in clorofilla, in vitamine e minerali, infatti il colore è questo qui, e lo stemperate bene. Vedete il colore? Riaggiungete, io sto utilizzando un frustino di quelli da dolci, ma si possono trovare in commercio anche i frustini apposta da tè di quelli in bambù, perché è una tradizione giapponese appunto il tè matcha. Aggiungete ancora acqua calda, e poi a questo punto io metterei o un cucchiaino di miele, miele toscano chiaramente biologico, oppure un po' di succo di agave, la stevia, insomma quello che voi preferite come dolcificante. La bevanda è pronta e io consiglierei di appunto di sorseggiarla durante al mattino. In questo caso io ho preparato una bevanda in acqua calda, però potete preparare anche il tè matcha, si chiama matcha latte, per esempio utilizzando delle bevande vegetali tipo latte di riso e mezzo puntino di cucchiaino di tè matcha, oppure latte di soia, di avena. E avrete in questa l'altra versione una bevanda di matcha latte, appunto si chiama così, in forma completamente vegetale. Ecco il tè pronto. Allora, grazie a tutti, io vi auguro una buona giornata.